傲慢の罪、ライオン氏、エスコノーズ。Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Oggi siamo qui con un video su Nanatsu no Taizai. Mese scorso abbiamo saltato perché concentrati su Demon Slayer, ma in questo mese vi portiamo una storia completa, oggi in particolare quella di Zeldris. In molti aspettavano questo ritorno, anche noi in realtà. Ci siamo voluti sì concentrare su altro, ma non abbiamo dimenticato cosa è Nanatsu per noi e per voi. Principalmente, come sapete, stiamo aspettando la quarta stagione, che uscirà forse a fine anno, salvo contrattempi, problemi e balle varie. Ma tenteremo ogni fine mese, o almeno ogni due mesi, di portare un video di una storia completa. Vi avvisiamo anche che sono presenti spoiler, dato che l'opera di Nanatsu no Taizai è finita, e che quindi andremo a trattare il fumetto, che non ha ancora tutta una trasposizione animata e in automatico va ben oltre lo show. Quindi, semplice, spoiler alert se non siete in pari con il manga, non l'avete finito o non siete interessati. Se invece volete rimanere, avete finito o non avete paura degli spoiler, beh, buona visione. Zeldris è un guerriero d'élite del clan demoniaco al servizio diretto del re, suo padre. Si mostra come un giovane muscoloso e basso e somiglia molto a suo fratello Meliodas, anche se con alcune lievi differenze. I suoi capelli sono neri e appuntiti e crescono in senso antiorario rispetto a quelli di Meliodas. Entrambi hanno lo stesso marchio, ma il suo è posizionato a sinistra invece che a destra, mantenendo quindi la regola di inverso rispetto al fratello. Zeldris inoltre può cambiare il marchio demoniaco, ma lo vedremo nel corso della spiegazione, poiché cambia durante gli archi narrativi. Il suo abbigliamento è composto da un body di colore cremisi con stemmi bianchi in diversi punti e guanti argentati. Il completo è anche munito di colletto aperto, il quale espone il suo petto. Sulla vita porta una cinghia con la sua spada. Zeldris è molto calmo e raccolto, quindi non irascibile all'apparenza, e ha molta fiducia nelle sue capacità. È talmente fiducioso da ritenersi più che sufficiente per affrontare i 7 peccati capitali, aggiungendovi anche un sorrisetto mentre lo afferma. È convinto di essere persino più forte di suo fratello Meliodas. Nonostante l'arroganza, non abbassa mai la guardia. Parliamo ora della sua storia, divisa in archi narrativi e con cronologia ben delineata, partendo dunque dagli albori fino ad arrivare al suo epilogo. Non abbiamo informazioni sulla sua infanzia, ma sappiamo che, in precedenza, 3000 anni prima per la precisione, è stato guidato da Cusack e Meliodas in combattimento, allenandosi con loro per poi smettere una volta abile in battaglia. Ha idolatrato suo fratello maggiore quando era il capo dei 10 comandamenti e, durante quegli anni, si innamorò del vampiro Gelda. Dopo aver scoperto il piano di Meliodas per abbandonare il clan dei demoni, Zeldris si oppose. Il fratello maggiore, al contrario, gli offrì la possibilità di viaggiare con lui e Elizabeth, portando con sé anche Gelda, ma Zeldris rifiutò ancora una volta, rinnegandolo e detestandolo. Durante la Grande Guerra gli fu incaricato di uccidere il clan dei vampiri, dato che tentarono di rovesciare il regno dei demoni. Tuttavia, invece di ucciderli, li sigillò per amore di Gelda. Stando alle sue parole, sempre durante la guerra, ha incontrato e probabilmente combattuto la dea Elizabeth. Verso la sua fine, fu inviato per catturare o uccidere Gofer, recentemente fuggito. Nella ricerca, sconfisse facilmente il re dei giganti, Droll, per poi offrirgli di entrare nei 10 comandamenti insieme al re delle fate, Gloxinia. Purtroppo per lui, i suoi ricordi vennero alterati da un incantesimo proibito usato dal mago Gofer, facendogli credere che l'arcangelo Mael fosse il suo fratello maggiore, Esta Rossa. Insieme al resto del clan dei demoni, Zeldris venne sigillato dal clan delle dee, perdendo così la guerra contro Stigma, l'alleanza fra dee, giganti, umani e fate. Passiamo ora all'Arco Albion, 3000 anni dopo la Prima Guerra Santa. Dopo che Hendrickson riuscì a rimuovere il sigillo, Zeldris e il resto dei 10 comandamenti tornarono nel mondo reale. Al loro arrivo vennero informati da Frodrin degli eventi in corso in Britannia. Zeldris, analizzata la situazione, suggerì al gruppo di dirigersi verso la collina di Edimburgo, in modo da recuperare i loro poteri magici persi nel tempo sempre a causa del sigillo. In questo arco narrativo, il suo marchio demoniaco è identico al primo mostrato da Meliodas, solo nella parte opposta, come detto all'inizio. Il tempo passa e i comandamenti continuano a riposare per recuperare il loro potere magico, grazie anche alle anime degli umani rubate e divorate. Arriviamo alla saga di Istar.
Meliodas riacquisisce i suoi poteri grazie alle druidi, cosa che viene scoperta anche dai 10 comandamenti. Una volta ottenuti, Meliodas appare dal nulla dinanzi suo fratello e i suoi compagni, tutto grazie al teletrasporto di Merlin. Qui il capitano afferma che i 7 peccati capitali affronteranno i 10 comandamenti. Zeldris tenta quindi di attaccarlo insieme a Frodrin, ma non sono abbastanza veloci. Arrivano quasi a colpirlo, ma Meliodas sparisce un attimo prima dei fendenti, irritando il giovane demone. Riacquisita la sua potenza, Zeldris ha un totale di 61.000, divisi in 10.000 magia, forza 47.200 e spirito 3.800. Nella saga del Grand Festival, Zeldris affronta suo fratello maggiore insieme ai suoi compagni comandamenti. Alla fine dello scontro 1 contro 10, Meliodas muore per mano di Astarossa. Sconfitto il fratello, rovescia da solo la capitale del regno di Camelot, subito dopo essersi separato da Astarossa. Dopo Istar passiamo alla saga della difesa di Liones. Un mese dopo la morte di Meliodas, Zeldris e i 10 comandamenti continuano la loro conquista della Britannia. Durante l'invasione di Liones, Zeldris riesce a far cadere cavalieri e civili sotto l'effetto del comandamento della pietà per farli diventare suoi schiavi. Durante l'attacco al regno sarà spettatore della sconfitta di suo fratello Astarossa contro il leone della superbia Escanor, capace di spazzare via entrambi con un cruel sun gigante. Una volta respinti, passiamo all'arco di Khorand. Zeldris riesce a sopravvivere all'attacco di Escanor, diversamente da Astarossa che entra in coma. Ancora a Camelot riesce a percepire Merlin, la quale era alla ricerca di Arthur grazie all'aiuto di Orlondi. Il demone, scoperta la sentinella, attacca rapidamente la maga con la sua magia, riuscendo a maledirla. Sfortunatamente per lui, Merlin riesce a sfuggire all'attacco appena in tempo, evitando di essere uccisa, ma rimane comunque ferita. Elizabeth, la quale ha risvegliato i suoi poteri, cura l'amica dall'attacco di Zeldris, ma permette a quest'ultimo di utilizzarla come ponte per arrivare alla dea. Nonostante la sua visibile calma, il solo vedere Elizabeth fa scattare in Zeldris un senso di rabbia, poiché convinto sia la causa del dolore di suo fratello. La definisce la dea maledetta Elizabeth e la disprezza a tal punto da forzarla a ricordare la sua vita passata di 3.000 anni prima. Siamo al preludio della Guerra Santa. Sempre a Camelot, Zeldris tenta di rimuovere Excalibur dal suo altare per ottenere più potere, ma la spada rifiuta la sua presa. Il demone commenta come la magia della lama sia completamente diversa da quella dei demoni, facendo intuire la sua superiorità e unicità. In quel momento, un demone grigio lo informa sull'uccisione di oltre un centinaio di demoni, ma ancora non sanno chi sia il colpevole. Zeldris ne è infastidito e decide che punirà personalmente il criminale. Viene contattato da suo padre, il quale lo avvisa della sua sostituzione come successore del re dei demoni, forzandolo ad accettare Meliodas come suo sostituto. Questo altera Zeldris, anche perché considera il fratello ancora come un traditore. Come se non bastasse, data la sua riluttanza, viene severamente ripreso per non discutere e recuperare Meliodas a qualsiasi costo. Zeldris chiama quindi telepaticamente gli altri comandamenti, ma nessuno di loro risponde, tranne Gloxinia e Droll, i quali lo informano del loro abbandono. Zeldris li priva quindi del comandamento demoniaco a loro donato, interrompendo il contatto senza un'altra parola. Il demone sorride, scatenando la sua aura, affermando nuovamente come sia sufficiente per schiacciare i 7 peccati capitali. Vuole dimostrare a suo padre che è veramente degno di essere il prossimo re dei demoni. In quel momento, a grande sorpresa, compaiono i demoni Cusack e Chandler, ex mentori dei fratelli. Vengono informati del nuovo piano del re da Zeldris, così da agire attivamente fin da subito. I due sono più che sufficienti per colmare i posti mancanti dei 10 comandamenti. Chandler va quindi a recuperare Meliodas, riuscendo nell'intento. Tornato fra le linee del suo clan, portando con sé Elizabeth, Meliodas è pronto per prendere il posto del fratello minore. Zeldris lo riceve al castello lodando il suo coraggio nel mostrarsi nuovamente a loro. Quando lo sente affermare di voler diventare il re dei demoni, il giovane afferma come sarà lui ad avere tale titolo per poi attaccarlo insieme ad Astarossa. Tuttavia Meliodas riesce a sottomettere entrambi con la sua magia oscura, immobilizzandoli al suolo con una grande pressione. Zeldris impedisce a Cusack di intervenire e non riesce a credere di essere inferiore a suo fratello, nonostante il potere donatogli dal padre. Dopo un'altra piccola scaramuccia, Meliodas e Zeldris decidono di allearsi, grazie anche al ricatto del maggiore. Zeldris mostra quindi come rimuovere il comandamento dai vari compagni ai suoi fratelli, così da velocizzare il processo di assimilazione per Meliodas. Successivamente si recherà dai 7 peccati capitali e verrà portato altrove da Merlin per un baratto, più precisamente vicino alla fortezza nel cielo.
I due chiuderanno la trattativa scambiando il comandamento di Melascula con la liberazione del popolo di Camelot dal comandamento della Pietà. Nel processo, Zeldris rifiuta le due richieste aggiuntive di Merlin. Alterato dai giochini della maga, si preparerà ad attaccare, ma verrà fermato dall'attacco di Ludosiel. Zeldris tornerà da Meliodas a mani vuote dopo il suo incontro, ma rivelerà il ritorno di Ludosiel e gli altri arcangeli, rianimati poco prima. Zeldris e Cusack rimarranno sorpresi nel vedere Arthur aggirarsi per il castello, anche perché non si sono accorti della sua infiltrazione fino a quel momento. Quando chiedono la sua identità, Arthur rivela loro di essere il re di Camelot, permettendo a Zeldris di dedurre che stesse cercando Excalibur. Nel mentre, Cuff riesce a distrarre i demoni, dando così al suo amico la possibilità di scappare. Arthur riesce ad arrivare alla spada e la estrae, per poi ingaggiare una lotta con i quattro demoni. Zeldris attacca Arthur, ma il ragazzo blocca i suoi attacchi senza fargli capire di averlo effettivamente fatto. Il giovane demone e suo fratello maggiore riconoscono la danza di Avidia, utilizzata dagli antichi maestri della spada millenni prima. Arthur infligge dei danni apparenti ai quattro demoni, per poi scappare grazie a Merlin, ma lo scontro si conclude con la morte di Arthur per mano di Cusack. Con la morte del re di Camelot comincia la saga della Nuova Guerra Santa. Poco prima di scatenare il conflitto, Zeldris dà a Meliodas tutti i comandamenti che aveva in suo possesso, incluso il suo. Prima ancora, gli ricorda il motivo per cui ha accettato di aiutarlo a diventare re, ricevendo in cambio la garanzia del mantenimento della sua promessa. Zeldris, sotto sotto, si fida di suo fratello, ma quest'ultimo lo spiazza chiedendo perdono per il passato. Il giovane non risponde, ma distoglie lo sguardo per ponderare sulla richiesta. Mentre aspettano che Meliodas esca dal bozzolo, Zeldris, Cusack e Chandler vengono accolti nel castello dall'unità d'assalto. In questo arco narrativo, Zeldris ha un livello totale di 200.000 circa, si suppone, e il suo marchio cambia, divenendo una sorta di mezzo sole, ancora più simile al marchio di Meliodas. I tre demoni si trovano di fronte a Escanor, Merlin e Ludosiel. L'arcangelo si confronta personalmente con il demone, inaugurando il loro primo scontro. Dopo un rapido scambio di giochi di spada, Ludosiel riceve un piccolo taglio sulla guancia, mentre Zeldris la stessa lesione seguita da un grosso taglio sul braccio. Ludosiel lo definisce un maleducato per aver ferito il viso di una donna, suo contenitore in quel momento. Il principe procede quindi ad usare il suo potere originale, Omnius Nebula, creando un'incredibile forza di attrazione. Zeldris, rilasciando l'attacco, ferisce e scaglia contro le pareti Ludosiel, Escanor, Hendrickson e Gilthunder. Crea poi un'altra forza di attrazione, ma Escanor e Ludosiel riescono a trattenerla, mentre Hendrickson e Gilthunder vengono portati al sicuro dal teletrasporto di Merlin. Zeldris affronterà finalmente il leone della superbia, Escanor, essendo anche l'ultimo rimasto in piedi della squadra d'assalto. Tuttavia, il peccato utilizzerà il potere V1, riuscendo ad avanzare senza essere assorbito dalla nebulosa, rivelando anche di aver battuto il fratello in Assault Mode. Zeldris è quindi costretto a ritirarsi, ma Escanor lo intercetta con la sua lancia divina, Escanor. Il leone ritorna in forma notturna e Ludosiel approfitta del momento per attaccare ulteriormente Zeldris con un arc, lasciandolo in pessime condizioni. In aggiunta all'accaduto, l'incantesimo che Gopher aveva usato 3000 anni prima colpisce Zeldris, Cusack e tutti quelli sotto la sua influenza, subendo una ricaduta a causa dei ricordi alterati. Finita la magia, Zeldris riconosce la vera identità di Astarossa, ovvero l'arcangelo Mael. Nel mentre, Chandler e Cusack tornano nella loro forma originale, chiamata banalmente Demone Originale, e danno manforte al principe. Zeldris, successivamente, avrà l'occasione di scontrarsi con King nella sua nuova forma, ma arriveremo al climax dello scontro e della guerra con l'arrivo di Mael sul campo di battaglia. Zeldris ingaggerà una lotta con quest'ultimo, mostrandosi inizialmente quasi alla pari con l'arcangelo, ma verrà sconfitto. Da lì a poco il bozzolo si schiuderà e da esso fuoriuscirà Meliodas, con le sembianze da nuovo re dei demoni. Vedendolo, ovviamente, Zeldris chiederà la posizione di Gelda, ma quell'individuo davanti a lui si rivela essere suo padre, in possesso del corpo di Meliodas, e non suo fratello con dei poteri aggiuntivi. Zeldris è confuso dall'accaduto, ma il re dei demoni gli rivela come in realtà non aveva mai avuto l'intenzione di dare il trono ai suoi figli e come il suo reale obiettivo fosse ottenere un corpo giovane e forte. Il re scatena quindi un attacco ai peccati e agli arcangeli, ma Zeldris riesce ad intercettarlo e trafigge la creatura creata dal padre con la sua spada, salvando tutti. Ignorandolo, Zeldris esige che suo padre lasci il corpo di suo fratello poiché ha degli affari con lui, ma, cosa più importante, gli chiede se l'ordine di esecuzione del clan dei vampiri fosse partito solo a causa della relazione con Gelda e non quindi per il tradimento.
Il re rivela come avesse ricevuto informazioni grazie agli altri comandamenti, confermando quindi i suoi dubbi. Zeldris attiva la sua nebulosa distruggendo l'ennesima creatura creata dal padre, ma il re dei demoni gli lancia contro un fulmine, dividendo il suo busto a metà. In quel momento Zeldris ripone le sue speranze nel fratello, unico individuo capace di fermare la minaccia. Dopo aver costretto il re dei demoni ad abbandonare il corpo di Meliodas, Zeldris viene trovato privo di sensi da Cusack e Chandler. Dopo il suggerimento di Chandler per lasciarlo morire, Cusack uccide quest'ultimo e porta con sé il giovane demone insieme ai 10 comandamenti, tutto mentre i 7 peccati capitali celebrano la loro vittoria senza accorgersi di nulla. In una grotta, Zeldris viene curato da Cusack, che lo costringe ad assorbire i 10 comandamenti, tutto per salvare il suo pupillo. Così facendo, Cusack permette al re demone di prenderlo come suo nuovo involucro e farlo rinascere, soggiogato come il fratello. In questa forma si presenta leggermente più alto e con dei capelli più lunghi. Non andremo a parlare delle evoluzioni del re, poiché parliamo della storia di Zeldris, il fulcro di questo video riguarda lui. Quindi andiamo a parlare del Zeldris nel suo inconscio. In questo arco narrativo, la potenza approssimativa di Zel nel mondo spirituale dovrebbe essere circa 300.000. Questo stando anche alla classifica che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Il suo marchio da demone cambia ulteriormente, presentandosi come un sole completo e leggermente più grande. Si manifesta nuovamente sulla parte centrale della fronte. Zeldris si sveglia nel mondo spirituale una volta ricordato cosa è successo, chiedendo anche ripetutamente al padre di restituirgli il corpo. Per farlo tacere e lasciargli la strada spianata nel suo intento, il re demone crea un'illusione di Gelda. Nonostante ciò, il demone è ancora in sé e non cede alla tentazione, dato che sarebbe contraddittorio da parte del padre lasciarlo in pace con la sua amata. L'illusione tenta di persuaderlo, dicendogli come suo padre abbia cambiato idea e che ha dato loro la possibilità di stare insieme, nascosti. Consumato dal desiderio di stare con lei, Zeldris smette di tentare di recuperare il suo corpo, permettendo al re demone di prendere il pieno controllo. Ancora nella sua mente, Zeldris pensa come gli sarebbe piaciuto parlare di più con suo fratello, ma non su come usare la spada o uccidere il nemico, ma su come cacciare, parlare dei mondi oltre il regno dei demoni, viaggiare, su ciò che gli piaceva bere, parlargli di Gelda. Ma in tutto ciò la sua coscienza stava per svanire. Gopher e Meliodas entrano nel mondo spirituale, trovando Zeldris intrappolato da delle corde. Meliodas urla per tentare di svegliarlo. Vedendolo, il giovane demone chiede al fratello maggiore perché fosse lì. La risposta è ovvia, era venuto a salvarlo. Mentre la falsa Gelda scompare, la nebbia cala sul luogo, mentre la voce del re demone rimprovera Zeldris per aver seguito Meliodas. Il re, quindi, crea delle copie del figlio per confondere i peccati, in modo anche da difendersi dall'attacco, ma da lì a poco la vera Gelda appare nella dimensione, determinata a trovare il suo amato. Meliodas viene espulso dal mondo spirituale a causa della sua imprudenza, non prima però di aver fatto tornare Zeldris in sé e essersi promessi di tornare insieme una volta finita la battaglia. Il re demone, finalmente, appare di fronte a Zeldris e Gelda, dicendo che quel corpo appartiene ormai a lui e che non vedrà mai più suo fratello. Detto ciò, tenta di nuovo di utilizzare delle illusioni, ma Zeldris non ci casca una seconda volta e lo colpisce, danneggiandolo. Lo rimprovera per non essere mai stato un buon padre, per non aver mai dimostrato affetto verso i suoi figli e lo ripudia per averli solo usati. Zeldris, in questo mondo, ha piena potenza, ergo non può essere forte come suo fratello, ma può comunque scacciare il padre dal suo corpo. Tramite l'utilizzo dell'Omnius Nebula distrugge il genitore nella sua mente e espelle dal suo corpo i comandamenti. Nonostante siano stati separati dalla carne, la coscienza del re si rifiuta di lasciarlo andare. Tuttavia, Ban riesce a raggiungere Zeldris prima che i comandamenti possano invaderlo di nuovo, salvandolo una volta per tutte. Zeldris si sveglia ferito dall'ultimo scontro, mentre Meliodas si congratula con lui. Per l'imbarazzo, corre verso Gelda, gettandosi sul suo petto. Quando tutto sembra finito, il re dei demoni si risveglia sotto forma di albero grottesco, formato dal terreno di Britannia. I 7 peccati capitali combatteranno il nuovo nemico, per poi sconfiggerlo definitivamente. Nonostante sia stato sconfitto, il re dei demoni potrebbe rianimarsi dopo decenni o secoli, ma esiste un modo per distruggerlo, come dice Merlin. Meliodas, ancora in possesso dei poteri del padre, utilizza il potere magico originale per distruggere i comandamenti, ma viene fermato da Zeldris un attimo prima di finire il lavoro.
Meliodas afferma come egli non avesse mai voluto governare il clan, soprattutto se costretto ad utilizzare la paura o seguire le orme del padre. Il suo sogno era avere un mondo pacifico. Rassicurato da queste parole, Zeldris lascia Meliodas da solo per distruggere definitivamente il re. Ormai è tutto finito e Meliodas invita Zeldris ad unirsi a loro per un drink celebrativo. Il fratello minore accetta, ma solo se potranno parlare da soli. Con la fine della battaglia e della guerra, Gelda e Zeldris partono per la loro strada. Li rivedremo nell'epilogo mentre fanno visita a Lyonesse, scoprendo anche che Elizabeth fosse incinta del primogenito di Meliodas, Tristan. Così si conclude la storia di Zeldris. Che dire? È uno dei personaggi che potrebbe sostituire a mani basse il protagonista stesso. Ha una morale nobile, ha un bellissimo sviluppo sia psicologico che caratteriale. Un personaggio scritto bene e sviluppato anche meglio. Insomma, è davvero l'opposto del fratello. Non neghiamo che potrebbe probabilmente stare in top 3 fra i migliori personaggi di Nanatsu no Taizai. Noi concludiamo il video qui, è stato parecchio faticoso, parecchio lungo, ma anche questa è andata. Se volete altri video a cadenza mensile o al massimo ogni 2 mesi se abbiamo problemi, non dimenticate di lasciare un like. Vi invitiamo a lasciarne 3.000 per questa volta. E tranquilli, è già in programma quella di Mael. Inoltre quei like li abbiamo raggiunti per Escanor e per Meliodas, quindi perché non per Zeldris? Infine, quindi, vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Davvero, siamo felici di riportarvi un altro video su Nanatsu, non li portavamo da un po', e diciamo che glielo dobbiamo a quest'opera. Detto questo, settimana prossima ci vediamo con un video su Demon Slayer. Grazie ancora per la visione e un saluto da Vedata Channel. Ciao!